Ma guarda che pure sono lì. Fabio, cosa hai da dire riguardo a questa gita di questa mattina? Ma Stralichi pure è partito da me. Cosa hai da sei? Per colpa di chi? La colpa di chi è? Fai i nomi. Ma pensi che Sabatino qui presente sia stato uno dei fautori? Sabatino, cosa rispondi? Io non ho notato nulla di tutto. Lui ha dormito, sì. Però secondo me chi ha sbagliato. Ma stai registrando? Chi arriva dopo c'ha sempre torto. Davvero? Sono sicuro. No, adesso voglio sentire la parola di Sandro Loredi. Cosa hai da dire? Tu hai fatto le scuse appena è tornato, è arrivato Fabio. Perché hai fatto le scuse? Perché non ero da levare. No, non mi ero accorto che Fabio si era staccato. Pensavo che stava presso a noi. E ti è dispiaciuto che è rimasto dietro, Fabio? No. Ti è dispiaciuto che è rimasto dietro? Sì, perché così gli davo una lassata, no? Ah, ecco, perfetto. E Nando cosa dice riguardo a questa presa di posizione del presidente che ha squalificato tutti, ha fatto vincere Vernaglione? Cosa dici? Ma lui non ci ha dato il via perché dormiva. Ah, ecco, il presidente dormiva, quindi non ha dato il via. Io sono partito. Perfetto. E Alberto cosa dice in questa situazione? A questo punto è meglio cambiare giuria, giudice. Bravo Alberto. Forse i giudici non sono stati imparziali. Non lo so, perché io sono sempre ormai dorme. Non è che ho visto. Perfetto. E Tonino cosa dice riguardo? Io sono neutrale perché io ho fatto la corta insieme a Pietro, abbiamo fatto i 51 km e siamo andati abbastanza forte, però per quanto riguarda la giuria devo dire che bisogna rimodulare tutto. Perché? Perché il presidente in macchina si addormenta, Vernaglione si addormenta a tavola e perciò dopo sta mangiata e sta bevuta siamo tutti felici a lei che te saluto. Ciao. Benissimo, perfetto. Adesso un'intervista all'autista dell'ammiraglia. Allora, la faccio io da. No, gliela faccio. Devo intervistare il Toscano. Allora, non mi ricordo il nome tuo. Allora, Piero, cosa dici di questo ordine d'arrivo che è tanto contestato? Che Vernaglione ci ha rubato una posizione a me e Sabatino. No, a me non l'ha rubato. Io non sono venuto. È regolare per te questa giuria che hai messo questo dietro e deve pedalare. Ma lui la giuria non c'entra niente. Oh, okay. E Angelo cosa dice riguardo a questa situazione? Le occasioni vanno su YouTube. Praticamente cosa avreste fatto? Avete cercato di eliminare Vernaglione dalla gara, giusto? No, perché noi ci eravamo caravanti. Ma se lui è andato a far pipì doveva sbrigarsi, come hanno fatto anche gli altri. Beh, ma se c'ha problemi da prossima bisogna pure capire. A parte del gioco, sono state sue. Va bene, abbiamo concluso l'intervista. Adesso sentiamo cosa dice l'autista. Domanda a domanda, Ginetto risponde. Ginetto, visto che qui ci sono molte dei contrasti per quanto riguarda l'ordine d'arrivo, tu devi dire come si sono svolti i fatti nella macchina della giuria. Nella macchina della giuria il presidente ha dormito tutto il tempo. Via. C'è una scusa. Non mi fate ridere perché tu non dice. La cosa non viene male. Stai in una botta di ferro. Consegna subito il video al notaio. Poi? Cosa altro posso dire? Ma voi stavate dietro, avete visto che Fabio... Dietro a Fabio siamo andati dopo per cercarlo, per davanti non c'è Lo davate per disperso in poche parole. Faccio capire, non è andato via perché dormiva. Lui dormiva. E non se n'è accorto che Fabio non c'era. Ho detto, ma gli andate via, c'era il bisogno.
stoppa. Concludiamo l'intervista. Allora, finita l'intervista. L'intervista è conclusa. Possiamo anche sentire il nostro presidente cosa dice in riguardo. Presidente, due parole. Non lo vedo però da qua. Che dice il presidente? Il presidente è sconcertato perché è embriaco. Si è addormentato il presidente. Si è addormentato. Presidente, due parole. Niente, no, il presidente non ha nulla da dire. Chiudiamo, batteria finita, chiudiamo il computer.